nostalgia oggi, parliamo di attività commerciali, di ristorazione, e Sergio è del mestiere, quindi conosce molto bene l'argomento. Cosa ci racconti della situazione che stiamo vivendo adesso nel periodo post-Covid? Ma questa pandemia da Covid-19 ha generato una crisi economica molto pesante, soprattutto in alcuni comparti come quello del turismo, della ricettività, che ha colpito gran parte degli esercizi pubblici, ristoranti, bar, balneari, alberghi, tutto il comparto, diciamo, che comprende il turismo. Diciamo che abbiamo ricominciato a lavorare da circa un mese, però i volumi sono molto bassi, ecco. Abbiamo molte E difficoltà. cosa pensi che si potrebbe fare, ecco, per aiutare il commercio, per aiutare i ristoratori, che so che sono in Ma difficoltà? guarda, Marica, questa pandemia non ha fatto altro che e portare al pettine dei nodi che erano già presenti, perché diciamo, il settore dei pubblici esercizi era già in grave difficoltà prima ancora della pandemia. E io so per certo, essendo un operatore del settore da più di 30 anni, conosco bene l'ambiente, so per certo che molte attività commerciali e molti esercizi pubblici erano già in grave difficoltà prima del Covid. E quindi la situazione adesso è ancora più grave, certo. Probabilmente se il governo non intraprenderà delle misure che possano in qualche modo Che tipo di misure, scusa se ti interrompo, ma che tipo di misure? Cioè, togliere delle tasse o fare guarda, dell'altro? sicuramente le misure che andrebbero prese. Diciamo, il minimo indispensabile, secondo me, per far ripartire le attività dovrebbe essere l'adozione di misure del tipo riduzione dei canoni di locazione dal meno 40%, con degli sgravi fiscali o con degli accordi con i proprietari con i proprietari dei locali, che magari possono essere, diciamo, in qualche modo risarciti dallo Stato. Per il mancato gettito. E un'altra cosa che andrebbe fatta è il dimezzamento della tassa sui rifiuti, ma non per un anno, almeno un paio d'anni, se non tre, perché anche le cose delle quali sentiamo parlare, come il rinvio dei tributi, dei pagamenti, sono rinvii di pochi mesi, quindi molte attività a settembre si troveranno a pagare le tasse. E sicuramente molte non avranno le risorse per farlo. E quindi diciamo una detassazione. Questa cosa che stanno facendo, vabbè, siamo d'estate, quindi l'occupazione degli spazi esterni gratuitamente, no? Potrebbe essere un qualcosa che aiuta, anche perché la gente magari è vero che siamo fuori dalla pandemia, però ha paura magari anche andare al chiuso in un ristorante, no? Certo, Potrebbe essere. all'inizio è molto importante. Intanto perché dà la possibilità ai locali che non hanno molto spazio all'interno, cosa molto frequente nei locali liguri, perché noi sappiamo che la nostra regione ha come peculiarità locali medio-piccoli, Piccoli. e pertanto dovendo sostenere il distanziamento all'interno, lo spazio da dedicare al pubblico è veramente, veramente poco. Quindi Quindi diciamo che questa possibilità di mettere tavoli all'esterno senza pagare solo il pubblico è molto importante. ci Però sono un po' sentito un po' di proteste da parte dei residenti che dicono poi non ci passiamo più per le strade, anche sì, perché noi abbiamo certo. dei vicoli piccoli, però magari, non lo so, vedere degli orari, insomma, gli orari di sera, insomma, quando c'è Guarda, meno io girando un traffico. po' parlando con colleghi, è vero che ci sono, ed effettivamente ci sono delle zone dove sono stati messi tavoli che danno effettivamente anche fastidio al passaggio delle persone. Questo è innegabile. E naturalmente in questi casi ci vuole un po' di buon senso, un po' di tolleranza,
Secondo me bisognerebbe cercare di avere un po' più di tolleranza nei confronti dei locali pubblici, cercare di dargli la possibilità di lavorare, anche perché questa è una cosa che può essere utile nei mesi estivi. Poi da settembre in poi, ovviamente, col cambio di Certo. stagione, questo vantaggio sarà annullato. Pertanto bisogna pensare poi a cosa succederà quando inizierà Dopo, l'autunno. Certo. quando inizierà l'autunno, soprattutto sperando che non Quindi, riprenda l'epidemia. E sul lavoro invece, non so, diciamo in qualche modo defiscalizzare il lavoro, non so, dei dipendenti, c'è ma la guarda, possibilità di fare cose del genere? secondo me la prima cosa che andrebbe fatta è l'estensione della cassa integrazione ordinaria a tutti i lavoratori del settore, perché non si capisce per quale motivo i lavoratori del nostro settore devono avere la cassa integrazione straordinaria in deroga, che è comunque tassata di più che la cassa integrazione ordinaria e quindi già di per sé è svantaggiata. E poi la cassa integrazione in deroga per definizione è una cosa temporanea, pertanto non dà la certezza di avere un ammortizzatore sociale che permetta a tutti i dipendenti di poter avere la sicurezza del salario. Cioè, secondo me questo è un provvedimento che andrebbe fatto domani mattina. Cioè estendere la Certo. cassa integrazione ordinaria a tutti i lavoratori del settore, Beh, speriamo per dare che sia sicurezza al settore. ai Cioè non ci devono lavoratori, essere certo. lavoratori di serie A e di serie B. Ma certamente, Perché anche perché poi se... il locale che chiude è un presidio del territorio che se ne va e quindi sappiamo bene quanto sia importante invece che resti tutto aperto e anche vivo, soprattutto in questo periodo. Speriamo che ti Certo. ascoltino, caro Ma Sergio. guarda, noi cerchiamo di fare informazione per formare le persone, anche perché le persone spesso non conoscono, soprattutto secondo me non conoscono molto quelli che sono i problemi pregressi dell'ambito Certo, del commercio. Perché come dicevo prima, molte attività, ancora prima del Covid, andavano avanti grazie a fidi bancari. Già prima del Covid, molti esercizi pubblici e faticavano moltissimo ad andare avanti per via della crisi del 2008 che si è succeduta e molti, io so per certo che molti dipendenti non prendono lo stipendio con regolarità, facendo di fatto da fido ai propri datori di lavoro, e molti titolari di esercizi pubblici o guadagnano meno dei propri dipendenti o guadagnano zero, diciamo, perché tutto quello che o hanno un reddito di sopravvivenza, poi sembra paradossale, ma è così, e lo so per certo che molti titolari di attività guadagnano meno dei propri dipendenti. E Sì, secondo me, se andrà avanti così, almeno la metà delle attività commerciali chiuderanno e quelle che rimarranno aperte vedranno almeno dimezzate le maestranze, diciamo, i sì, dipendenti. certo. È un problema complessivo, quindi che riguarda i Andiamo di lavoratori. fronte a un grosso problema sociale, una grave Certo. crisi sociale con rischi altissimi. Questa Purtroppo è è una così. cosa del quale il governo deve tenere conto perché veramente andiamo di fronte a una crisi sociale grave. Certamente, ci vuole molta decisione, vediamo se insomma sì, in qualche modo diciamo, c'è un risveglio perché li vedo un po' addormentati diciamo, a livello governativo, non Sì, vorrei essere certo, troppo polemica io in questo contesto, assolutamente. però ci vogliono veramente un cambio di passo e soprattutto ascoltare quelle che sono le vere esigenze dei territori e della gente. Va bene, Certo. dai, ci riaggiorniamo con altri temi, grazie a Volentieri, Sergio. E base volentieri, grazie. costituzionale sarà veramente forse quella voce che Certo. aspettiamo da tempo. L'unica Grazie, ciao. voce libera nella regione Vero. Liguria. Ciao a Giusto, tutti. ciao, ciao. Ciao, grazie, ciao.